Ed eccoci qui a commentare l'ennesima sconfitta della Roma a Torino con l'amarezza, insomma, come al solito, la Roma quando perde a Torino c'è sempre l'amaro in bocca, perché abbiamo sempre la sensazione di lasciare qualche cosa, insomma, perché la Roma vista negli ultimi 10-15 minuti non meritava sicuramente la sconfitta. Peccato il primo tempo brutto, peccato alcuni giocatori sottotono, vedi Nainggolan, vedi Perotti, vedi Al-Shaarawy. Un Dzeko che è tornato ad essere il brocco del primo anno, perché sinceramente, insomma, per 90 minuti non ha toccato un pallone, ma è da un po' di tempo a questa parte che lo vedo così. Peccato per Schick alla fine, che comunque in 10 minuti ha fatto di più di tutta la gara di Dzeko. Peccato, peccato perché insomma sei uscito dalla Coppa Italia, adesso hai preso questa sconfitta, bisogna rimboccarsi le maniche, pensare subito al Sassuolo e portare a casa i 3 punti con il Sassuolo. Insomma, sarà è difficile anche commentare una partita del genere, insomma, difficile perché la Roma poteva assolutamente portare a casa perlomeno un punto. Peccato perché poi, come al solito, il gol di Benatia era da annullare, perché insomma si vede chiaramente che ostacola Kolarov nell'intervento, però ormai ci siamo abituati, quando si va a Torino c'è sempre qualche cosa da recriminare. Pazienza, ennesima sconfitta della Roma, testa subita al Sassuolo, il campionato è lungo, non credo che la Roma abbia la forza per vincere lo scudetto. Una squadra che perde con Inter, Napoli e Juventus non credo che possa vincere lo scudetto. Cerchiamo di arrivare nei primi 3-4 posti e andiamo avanti in Champions il più possibile. Grazie a tutti e buon Natale. Forza Roma, Vittorio Bellucci.